Mercury Comics. E eccoci, sempre da Luca Comics and Games, sempre Mercury Comics e Radio Impronta Digitale. Sono stavolta cambiato. Con lo studio pieno. Studio pieno, ebbene sì, perché alla mia sinistra abbiamo Francesco Pelosi e ancora alla mia sinistra abbiamo Davide Ceratti di Round Robin. Esatto. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo qui Francesco che ci parla di un volume che è stato appena... è una novità di quest'anno, giusto? Sì, assolutamente. Tratta un tema, diciamo... estremamente attuale. Appunto, drammaticamente attuale. Drammaticamente attuale. Il volume si chiama Guido Picelli, un antifascista sulle barricade, che sta là sotto. Adesso eccolo lì che appare la meraviglia del nostro tecnico. Allora, Francesco, sei lo sceneggiatore. Sì, allora questa è una storia di esattamente 100 anni fa. Sì. O meglio, Guido Picelli è stato un sindacalista, un combattente rivoluzionario degli inizi del Novecento. In particolare ha animato le barricate antifasciste di Parma, che sono state nell'agosto del 1922. Sono state purtroppo l'unica resistenza effettiva prima della marcia su Roma, insomma. Sì. Rievocata, peraltro. Rievocata, sì. Oggi, non è il 28 oggi? Sì. Ecco, sì, perfetto, sì. Benissimo. Quindi sei perfettamente sul tema. Sul pezzo, diciamo. Sì, è un tema attuale perché se noi facciamo un salto indietro, perché la storia andrebbe sempre studiata per non ripeterla normalmente, se noi facciamo un salto indietro di 100 anni vediamo che 100 anni fa accaddero delle cose per cui tutti sottovalutarono una determinata situazione, cioè il fascismo. E poi è successo quello che è successo. Adesso non vogliamo fare troppi parallelismi col presente, però occhio. Anche si spera che almeno un po' qualcosa qualcuno l'abbia imparato. Diciamo che la situazione storica è cambiata, speriamo. E quindi non dovremmo ricadere negli errori del passato. Ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo tutti. Come sei arrivato a sceneggiare questo volume? Allora, io sono nato a Parma e vivo, sì, a Parma, certo. Questa storia è una storia che in città conoscono tutti, ovviamente, mentre fuori dalla città era molto famosa all'epoca. Così, sì, come anche Picelli, è stato un personaggio molto conosciuto, anche perché poi lui è andato a combattere in Spagna nelle Brigate Internazionali, dove poi è morto, sì. È stato un deputato per i comunisti e tutto. Quindi, avvicinandosi al centenario, mi è venuta voglia di provare a farla conoscere di più, a farla uscire dalla città e portarla in giro, e con l'appoggio di Round Robin e di Ampia Nazionale ci siamo riusciti, insomma. Io quando uno sceneggiatore normalmente gli chiedo: hai sceneggiato? Bene. Poi c'è un disegnatore che passa e disegna. Sì, esatto. E com'è il rapporto col disegnatore? Ma allora, in questo caso è stato bellissimo perché io e Rise, l'illustratore, appunto, sì, siamo amici, ecco. E quindi è andato tutto molto bene. Siete ancora amici? Siamo ancora amici, sì, no, è andato tutto molto bene. La cosa difficile è stata la scelta tecnica di Rise, sì, perché lui ha voluto disegnare con questa tecnica dello scratchboard, sì, ovvero sì, si parte da un foglio bianco, si mette sopra una velina, si riempie la velina di chine e poi con una punta metallica si va a togliere. Si gratta, si toglie. E quando lui mi ha detto: lo facciamo così? Io ho detto: ma sei sicuro? Sì. Ci vuole tantissimo. Mi fanno: non preoccuparti, lo faccio. Penso io. Madonna, ed è stato una spia, un fulmine, perché in 3-4 mesi ha portato a termine, sì, il lavoro. Una tecnica comunque molto complessa, sì, ma insomma siamo molto soddisfatti. Sì. Che, sì. Mi ricorda, io sono di quella generazione in cui si facevano queste cose alle elementari, quando si faceva con la cera questa cosa. I pastelli a cera, si mettevano i colori sotto e poi il nero sopra e si grattava. È vero, sì, lo facevamo anche noi. Sì, sì, per carità. Questa è un pochino più complessa, sì, ma infatti, è decisamente, sì, più complessa. Sì. È l'evoluzione artistica di quella metodologia. Dunque, capita che alla sinistra di Francesco ci sia David, che è l'editore. Sì, esatto. Esatto. Guarda, io su Picelli, tra l'altro, ho anche un... al di là della veste da editore, ho anche una vicenda personale. Io non sono di Parma, ovviamente, come certo, si sente. Sì. Però sono stato a Parma in un periodo in cui lavorava lì mio fratello, che mi portò a Piazza Picelli, ecco, e nella zona di Oltre Torrente, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, dove è veramente impressionante come si respiri, sia la storia, ma anche la voglia di non dimenticare.
L'idea che guida un po' il nostro modo di fare fumetto, di fare graphic journalism, è anche proprio questo. Lo dicevo mentre venivo qui appunto a Francesco, lo scrive giustamente anche il presidente di Ampia nell'introduzione. Cioè, l'idea è di portare queste storie diciamo in un formato grafico, in un linguaggio differente, per cercare di renderle un pochino più fruibile anche ad un pubblico, certo, più giovane, che magari non ha voglia di leggere quella storia su un saggio e su tanti altri libri che sono stati scritti. E noi siamo partiti come Round Robin un po' con questo principio, no? Inizialmente raccontando storie di antimafia a fumetti con lo stesso... Sì, Peppino Impastato in realtà poi è un volume recente, molto bello, illustrato da Luca Ralli, però siamo partiti addirittura dietro in collaborazione... Abbiamo parlato con Luca Ralli in trasmissione di Peppino Impastato. Anche anni addietro, in collaborazione con un'altra associazione che si chiamava Da Sud e che faceva appunto diciamo cultura antimafia e memoria, proprio con l'intento di non far dimenticare quelle storie, ma di farle conoscere ai ragazzi, perché oggi se tu citi Libero Grassi magari non sanno neanche chi è, se citi Giancarlo Siani rischi che lo confondano col comico, insomma. E un po' è questo, diciamo, ci ha guidato e ci ha spinto. Hai quasi matematica certezza, sì, che la confondono. Purtroppo sì. Poi abbiamo fatto ovviamente anche altre cose, però insomma l'idea di partenza era proprio questa, e quindi mi piace che ci troviamo qui, certo, a parlare di un libro che è molto connesso all'idea che ci eravamo fatti all'inizio, perché cominciare a fare fumetto. Certo. Perché dico cominciare? Perché in realtà noi siamo un editore anche di narrativa e di saggistica. Sì. Quindi abbiamo comunque un catalogo molto più ampio, però ecco, l'idea era portare quelle tematiche col linguaggio del fumetto. Sì, anche così, perché magari un giovane che non inciamprerebbe mai in Guido Picelli incomincia a capire che c'è qualcuno che ha fatto delle cose prima di lui e non può andare sui social perché banalmente è morto, quindi non ce la può fare. Certo, ma con quel linguaggio grafico si incuriosisce, sì, magari. Infatti. Magari poi viene, ecco, in occasioni come queste, viene allo stand, tu gli racconti e insomma in qualche maniera quella storia passa, capito? Certo. Sì. E resta anche più impressa. Io ho trovato che ad esempio dopo aver letto Peppino Impastato, quando penso a Peppino Impastato penso proprio all'illustrazione che del volume, e quindi probabilmente con Picelli mi succederà la stessa cosa. Picelli avrà quella faccia lì. È un po' come quando vedi film, poi rileggi il libro, o il contrario, ti fai un'idea differente. Perché resta molto in memoria, certo, più a volte che non il linguaggio solo scritto. Certo. Sempre sul tavolo, oltre a Guido Picelli, abbiamo... Inchiostro. Sì. Io qui vi ho portato quelle che sono le novità che abbiamo portato, certo, qui. Inchiostro è un volume atipico nella nostra produzione di fumetto, perché è un libro di Lino Guanciale, che immagino, sì, non abbia bisogno insomma di presentazioni, illustrato da Daniela Volpari, e le illustrazioni si sposano perfettamente col testo, con la storia, con, certo, la storia, che è una favola per un pubblico adulto, ma è una favola, e diciamo la commistione tra l'immagine e il racconto la rende secondo me c'è, cioè, una sincronia perfetta, ecco, tra le immagini. E siccome le illustrazioni che mostravate di Daniela Volpari insomma sono delle illustrazioni molto belle, molto belle, e, sì, e l'abbiamo portato qui insomma come primo romanzo illustrato della Round Robin. Passiamo a Massimo Carlotto. Massimo Carlotto, anche, che non ha bisogno di presentazioni. Questa è una nostra collana che porta i maestri del giallo e del noir italiano a fumetti. Un'altra idea sempre di commistione tra il linguaggio del fumetto e della letteratura, della narrativa. Abbiamo pubblicato Mirko Zilai, Ilaria Tuti, Romano De Marco e infine Massimo Carlotto, illustrato da Irene Carbone. Insomma, ci tenevo a portarlo perché anche questo è di uscita recente. Sì, è un metodo tra l'altro di illustrazione che mi piace molto, quello di avere lo sfondo di un colore e i particolari in evidenza con un altro colore, questi colori intensi, sì, e in contrasto. Sì, sì, sì. E poi arriviamo a R. Push con Paola Birdi. A Paola Birdi, che in qualche maniera incarna un pochino più quel
discorso che vi facevo prima di sì. come siamo nati col graphic journalism e col graphic novel che raccontano le storie reali. Questa è una storia di come diciamo che ha un legame, è un tema ambientale, perché racconta come la terra della Sardegna in particolare, ma è in qualche maniera una storia che possiamo generalizzare, diciamo abbastanza attuale, problema, viene in qualche maniera violentata dalle multinazionali, e anche quando queste ci raccontano che si può produrre un'energia di tipo pulito, green, in sì. realtà questa ragazza che vuole lavorare in questa multinazionale poi scopre che il greenwashing è una triste realtà, scopre insomma come in realtà la sua terra in qualche maniera si sono impadroniti della sua terra. Certo. E niente, sono tutte cose diverse, ecco, ma danno un'idea di quella che un pochino è la nostra produzione, di come è nato, ve l'ho raccontato, e poi di come certo. si è evoluta nel graphic novel e nel graphic journalism. Sì, noi appunto conosciamo bene Round Robin perché la seguiamo anche non in questi eventi, ma quando andiamo in diretta da Torino presentiamo dei loro volumi. L'anno scorso abbiamo parlato del volume Valdese, perché c'era di Andrea Tridico. Sì. Perché anche quel volume è stato ovviamente molto apprezzato dal territorio a cui lui appartiene, peraltro, quindi parlava direttamente alle persone con cui era cresciuto, ma è stato ampiamente apprezzato all'esterno perché ha fatto conoscere una realtà che una storia che fino a quel momento era rimasta. Sì, sì, tra l'altro un'opera, la ricordate, a colori bellissima. Molto bella, sì. Sì, molto bella anche quella. Quindi noi ringraziamo Round Robin, ringraziamo Francesco che è venuto qui a parlare di Guido Picelli. Ovviamente ringraziamo la nostra tecnica Lorena che è lì che armeggia per farci andare in onda. Tutte queste interviste le trovate ovviamente su Twitch perché ci state vedendo lì, ma le ritroverete su YouTube, dove iscrivetevi, così verrete avvisati ogni volta delle nostre nuove interviste, e le troverete anche su Facebook e foto su Instagram. Siamo quasi dappertutto, non andiamo su TikTok, questo ve lo diciamo subito. Lì no. Perché ci sono stati dei brutti precedenti. Ciao a tutti! Ciao e grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.